visto che 80% sono italiano, quindi quindi parlerò in italiano. 10%. Ok, ok. Allora faccio 50-50. 50-50. Qui ci sono dei francesi? Sì. Ok, parlerò oppure in francese. Ci sono dei spagnoli? No. I cinesi? Sì. Ecco, parlerò pure in cinese. In cinese buongiorno vuol dire cin cin cin, vuol dire buongiorno. Mamma mia, non è facile, eh? Parlo 50 lingue, quindi state tranquilli. Nel mio paese, Nigeria, perché Nigeria è un paese, io sono nigeriano, ci hanno insegnato che il saluto è una cosa speciale. Per quello vi ho salutato prima di iniziare a parlare. Un po' di applausi per l'Africa. Grazie, grazie. Comunque mi chiamo Imperatore. Lo so che non sono tutti che mi conoscono. Noi, quelli africani che sono qui, già mi conoscono molto molto bene. Sono un ragazzo africano, nato in Nigeria, cresciuto in Italia. E sono contento di essere qui e soprattutto di essere il presentatore di questa festa. Qualcuno mi aveva chiesto cosa vuol dire imperatore, è un nome strano. Imperatore non è un nome strano, è un nome molto molto interessante. Mi ha dato questo nome mio padre perché sono nato per sbaglio. All'inizio i genitori non mi volevano. Imperatore vuol dire eroe, eroe, sbaglio, non sbaglio, perché prima di me i genitori già avevano altri 5 figli, quindi non avevano bisogno di un altro figlio. Grazie, ma quello che mi fa incazzare non è questo, è quello che ha detto il ginecologo, quello che aveva detto a mia mamma quando ero ancora nello stomaco. Il ginecologo aveva detto a mia mamma: signora, guarda che sarà una femmina. Non so cosa aveva visto. Ha detto: guarda signora che sarà una femmina. E io nello stomaco provavo a dire a mia mamma: mamma, non è vero. Però mamma non mi capiva. E subito dopo mamma è andata a Caritas, ha preso tutti i vestiti da femmina, ha preso tutti, tutti, un po' di tutto, le mutandine, le gisero, tutto. Mamma mia, io stavo provavo a dire a mamma: mamma, guarda che io sarò un maschio, eh. Però mamma non mi capiva. Però quello che mi ha fatto incazzare di più non è questo. Quello che mi ha fatto incazzare di più è la scritta sulla mutandina mia quando uscivo dall'ospedale: benvenuta bella di nonna. Mamma mia, comunque questo sono io, MC Imperatore. Buonasera a tutti! Grazie, grazie a tutti per questa accoglienza, la porterò sempre con me. Io sono molto contento di essere qui e sarò qui fino alla fine. Quindi se hai voglia di ridere, preparati. Se hai voglia di ballare, ci abbiamo DJ One Love, con gli applausi! E lui, DJ One Love. Oppure il mio braccio destro, il cameraman, o sarò Videos and Production. Poi applausi per lui, è venuto da Porto Recanati, è bravissimo, è bravissimo. Però prima di iniziare voglio dare un benvenuto speciale a tutti gli italiani che sono qui, nonostante che c'è la crisi. Se sei italiano e sei contento ancora e fiero di essere italiano, un po' di applausi! Qui ci sono pure degli africani. Se sei africano, nonostante la situazione attuale in Africa, sei ancora fiero di essere africano, un po' di applausi! Grazie, grazie a tutti. Quindi prima di iniziare devo
dare il riconoscimento speciale ai miei amici di cuore, perché ho vinto gli amici di questo posto qui, dietro a me, gente come signor e signora Mario. Il cognome non ce l'ho, ma tu sai che sei Mario, sei tu il signor e signora Mario. Dove sono? Signor e signora Mario, il cognome non ce l'ho, però se sei qui e ti chiami Mario, sei tu. Mario, è lui. Allora vieni qua, con il suo bellissimo nome, e sei a posto lì. E poi c'ho pure il signor Nazareno. Ma è lui. Un po' di applausi per lui. Grazie. E poi c'ho pure Mr. Ernest. E qui non c'ho il tuo cognome, però Mr. Ernest, se sei qui e ti chiami Ernest, e tu, Mr. Ernest, è arrivato? Con gli applausi per lui. Benvenuto signore. Grazie. Poi c'ho pure Mr. and Mrs. Austin Rumunu. Mr. and Mrs. Austin Elumunu. Are they here? Sono qui? Ecco, un po' di applausi per questo signore. Benvenuti. Ciò oppure questa bellissima coppia, la coppia più bella Coridonia, Mr. and Mrs. Samuel Obiakonwa. Are they here? Un po' di applausi per loro. Sono loro la coppia più bella a Coridonia. Siete benvenuti. Grazie. Devo dare pure il riconoscimento speciale a gente come dottore Dalla Manze qui. Non è ancora qui. Dottore Sami, sei benvenuto con la tua bellissima famiglia, siete benvenuti. Tu anche il benvenuto speciale a gente come signor J Baba, non lo so se è arrivato con la sua bellissima moglie, siete benvenuti pure. La signora, la bellissima moglie di Super Jersey, io adesso becco, mi recognize your presence, siete tutti benvenuti. Grazie, DJ, un po' di musica, grazie. The opening prayer, please. Opening prayer. Thank you. Grazie. Che Dio onnipotente benedica ognuno di voi nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Un po' di applauso per Dio. Per favore, alziamoci in piedi per l'ingresso di questa bellissima famiglia. Alziamoci in piedi per l'ingresso della famiglia di Jenny. La famiglia di Jenny, alziamoci tutti quanti in piedi. Siamo per il Spread Office for the arrival of the celebrity of today's occasion in collaboration with our family. With our family is a very big family, it's a very big family. Honestly, shall we please have a bit for them? Please, ladies and gentlemen, I would like us to give a very big round of applause to this family. Applausi per questa bellissima famiglia! Applauso metro! Ecco, grazie, DJ, via, andiamo. Ecco,
adesso devo nominare tanti nomi dei diversi di alcune persone che sono dei presidenti del mondo. Poi appena Jenny sente un nome in cui piace tantissimo, tagli la torta, ok? Appena senti un nome in cui ti piace tantissimo, tagli la torta. Adesso partiamo, via! Il primo nome è il signor Matteo Renzi. Guarda che ricco, eh? Che ricco! Guarda che è il presidente del Consiglio. Signor Silvio Berlusconi. Mamma mia, guarda che ricco però. No. Sergio Mattarella. Guarda, io vado a casa. Adesso vediamo se sarà questo il presidente di Kenya, Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, Jesus of Nazareth. Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari. Mamma mia. Ex presidente della Nigeria, Goodluck Jonathan. Signore, sono posto però. Ecco, bravissimo! Bravissimo!